Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. È bello essere qui in tanti per raccoglierci attorno all'urna che raccoglie le spoglie mortali di Santa Maria Bertilla. Grazie di essere davvero qui tra tutti voi, grazie alle autorità civili e militari, grazie ai confratelli, grazie soprattutto a Padre Agostino. Grazie anche per aver accolto l'urna a Santa Bertilla Spinea, al suo arrivo in diocesi. Un grazie in anticipo perché il congedo domani a San Martino di Lupari sarà fatto dal vescovo eletto di Vicenza, Don Giuliano. Un saluto a tutti i confratelli e a tutti quanti voi, fratelli e sorelle in Cristo, animati dal suo amore, chiamati da un segno tangibile di una persona che è riuscita ad essere soffio dello Spirito, luce del Cristo in questa nostra città, in questa nostra terra, e ci dimostra che è possibile che la santità abiti le nostre case, i nostri ospedali, le nostre chiese, la nostra vita. È un messaggio grande, è un messaggio di impegno ma di speranza. E in questo messaggio ringraziamo il Signore Dio che ha voluto che fossimo il suo popolo in cammino per le vie della storia. Ci dona il Cristo crocifisso e risorto, vivo in mezzo a noi. Chiediamo al Signore davvero l'apertura del nostro cuore all'inondazione della grazia. E chiediamo perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa. Mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Signore, pietà.
Preghiamo. O Dio d'immensa carità, che nel servizio al Figlio tuo nella persona degli ammalati hai insegnato la via della perfezione a Santa Maria Bertilla, per sua intercessione accendi i nostri cuori con il fuoco del tuo divino amore, perché nel lieto adempimento del precetto della carità siamo da te benedetti nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità. Non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Parola di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore.
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Ricorda che noi siamo polvere. Benedici il Signore, anima Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?
Quello rispose: chi ha avuto compassione di lui? Gesù gli disse: va, e anche tu fa così. Parola del Signore. Durante la settimana appena trascorsa abbiamo ospitato le spoglie mortali di Santa Maria Bertilla nella nostra città e ora siamo qui in cattedrale, così numerosi, per un saluto, prima che le reliquie, questo segno importante, ritornino poi alla loro dimora abituale. È stata un'esperienza intensa per molti. L'esperienza di una visita devota, semplice, affettuosa, autentica. Molti, molti, davvero molti, sono passati per una visita, un saluto, una richiesta, una preghiera. Una santa amata, Santa Bertilla. La santa semplice e umile che amava Gesù con tutta se stessa e che è spinta, accompagnata, attirata da questo amore, ha desiderato con perseveranza, anche con caparbietà, di farsi santa. La sua è stata una vita faticosa, spesso dura, quella vita di tante persone del mondo contadino di allora. E come purtroppo anche al nostro tempo è la vita di tanti e di tante, in tante zone del mondo che sono ancora troppo estese, troppo densamente abitate. Ma c'era in questa vita una presenza reale, stabile, luminosa, fonte di forza e di consolazione, ed era la presenza del Signore Gesù. Gesù contemplato, amato, visto come modello, cercato in ogni situazione della vita. Ed è il modo con cui Suor Maria Bertilla ha accolto questa presenza che ha fatto la differenza. Ed è tutto e solo in questa relazione fondamentale che si gioca tutta la sua esistenza, tutta la sua santità. Perché ha cercato Gesù in ogni situazione, in ogni momento, soprattutto in ogni persona. Lo ha cercato e lo ha trovato. Ecco il punto, lo ha trovato. In tutte le creature, in tutto, debbo vedere l'immagine di Gesù, ha scritto nel suo diario. Oppure ancora, tenermi sempre alla presenza di Dio e per aiutarmi vedere Dio in tutte le creature. Manifestava anche una visione realistica della vita, soprattutto della vita comunitaria, ma in essa non incontrava lo sconforto, preludio di una fuga o di un ripiegamento su se stessa, ma una certezza, lo stimolo ad un continuo rilancio, scrive ancora, la massima penitenza è la vita comune, fare tutto, prendere tutto volentieri, senza fare il viso scuro,
con ugualità per puro amore di Gesù. Certo può essere penitenza la vita in una comunità, nella sua di allora, forse anche in tante delle nostre oggi. Ma poi, per puro amore di Gesù, si può riuscire a fare tutto, a fare di tutto, e poi anche, e questo è il miracolo, a farlo volentieri. Lei almeno ci riusciva. E ci è riuscita davvero. In lei prendeva carne e respiro e vita e bellezza l'amore cantato dall'inno di San Paolo: la carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Ed è questa la poesia che diventa vita se provi a farti santo, a farti santa. Santa Bertilla si è fatta davvero e senza riserve vicina a tutti, si è fatta prossimo, continuamente, senza sosta. Ha dato vita nel suo tempo anche alla parabola che abbiamo sentito proclamata del buon samaritano. Pochi, molto pochi, si sarebbero aspettati qualcosa di importante o di buono da quella ragazza così apparentemente poco dotata di capacità o di talenti. Eppure è lei che sta vicino a chi ha più bisogno, è lei che vede e dà compassione, lei che si prende cura, è lei che incontra gli ammalati, donandosi come angelo di umanità piena, concreta e trasfigurata, e trasfigurata perché ha concretamente incontrato il Signore. Lei diviene modello di dedizione e di amore. E sempre uguale a se stessa, perché sempre fondata nell'unico necessario nella sua relazione con Gesù. Di lei dice una testimone: sempre uguale con tutti. Ogni giorno, dopo compiuti i servizi generali, avvicinava una o l'altra delle ammalate e le ascoltava sempre con tanta passione e interesse per aiutarle. Ecco un piccolo ma luminoso riflesso di eternità nelle ombre della storia. È stata donna della vicinanza e dell'ascolto, Suor Bertilla. Ha saputo ascoltare davvero, con tutta la sua vita, perché vedeva l'amore, l'unico amore e l'amore ovunque. Ascoltava per aiutare, né per curiosità né in modo ozioso. E quel suo stare in ascolto, con passione ed interesse, era vissuto da chi la incontrava come segno di presenza di Dio a quelle persone. Quelle lì, concrete. E qui adesso, davanti alla sua urna, chiedo a me, chiedo a voi, fratelli e sorelle qui riuniti, chiedo a tutta la diocesi di prendere Santa Bertilla come maestra di ascolto nella nostra esperienza sinodale. Ascolto come il suo, appassionato ed interessato per prenderci cura, per permettere al Signore, quel Signore riconosciuto nelle Scritture, contemplato nell'Eucaristia, riscoperto nei volti dei fratelli e delle sorelle, soprattutto dei piccoli, dei poveri, degli ultimi, degli scartati, di permettere al Signore di entrare come attraverso una crepa, una fessura,
nella corazza dell'egoismo e dell'autosufficienza, nelle pieghe della nostra storia, nel cuore della nostra vita. E quanta luce e quanto coraggio di vita trovo in un semplice ma meraviglioso proposito di Santa Bertilla. Sempre allegra per quanto mi pesi, perché allora mostro al mio Gesù l'amore che gli porto. Sempre allegra per quanto mi pesi, perché allora mostro al mio Gesù l'amore che gli porto. Un programma intero di vita contenuto, distillato in poche, semplici, profonde e leggere parole. Donare una gioia a chi ci sta innanzi, anche se questo può pesare. E farlo come una dichiarazione di amore a Gesù, al mio Gesù. Allegri, gioiosi, presenti. E così Gesù vede quanto gli voglio bene, Gesù vede quanto gli vogliamo bene. Tutto qui, ma in fondo qui c'è tutto. Tutto il mistero dell'incarnazione, la forza del crocifisso risorto, tutta la vita. E allora sì, carissima Santa Bertilla, davvero tutto e niente, ma perché davvero l'amore è tutto. A Dio che ha suscitato nella Chiesa di Treviso un modello luminoso di carità e umiltà in Santa Maria Bertilla, rivolgiamo fiduciosi le nostre preghiere. Preghiamo insieme, diciamo, donaci la tua carità, Signore. Fa che la Chiesa esprima nella ricchezza dei doni e dei carismi il volto della vera sposa di Cristo, madre dei santi, amorevole soccorritrice degli afflitti. Preghiamo. Donaci la tua carità, Signore. Concedi al mondo intero e in particolare all'Ucraina il dono della pace. L'opera dei governanti si traduca in scelte coraggiose e concrete per il bene comune e la cura del creato. Preghiamo. Donaci la tua carità, Signore. Fa sorgere in mezzo al tuo popolo numerose vocazioni alla vita religiosa per il regno dei cieli e per il servizio ai fratelli e alle sorelle più poveri. Preghiamo. Donaci la tua carità, Signore. Illumina e sostieni quanti operano negli ospedali e nelle strutture sanitarie, perché vivano con generosa dedizione il loro lavoro e custodiscano la vita in ogni suo momento. Preghiamo. Donaci la tua carità, Signore. Sostieni le suore maestre di Santa Dorotea, figlie dei Sacri Cuori, per l'intercessione di Santa Maria Bertilla Boscardin e del fondatore San Giovanni Antonio Farina. Vivano con fedeltà il loro carisma e siano testimoni della gioia del Vangelo. Preghiamo. Donaci la tua carità, Signore. Sii benedetto, Padre, per averci dato la compagnia e l'esempio di Santa Bertilla. Per la sua preziosa intercessione donaci la gioia di camminare insieme verso il tuo Figlio,
che è via, verità e vita, e gli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo. E a noi che commemoriamo l'opera dell'immensa carità del tuo Figlio, concedi di essere rafforzati nell'amore tuo e del prossimo, dall'esempio di Santa Maria Bertilla, per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. E la resa della Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa
la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Liberale, San Pio X, Santa Maria Bertilla e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza e dalla bellezza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, guarda alla fede della tua Chiesa intera, dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Thank you.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. La comunione per le persone celiache sarà distribuita alla Cappella del Santissimo. Thank you.
Preghiamo. Nutriti con gioia dal sacramento di salvezza, supplichiamo, Signore, la tua bontà, perché divenuti imitatori di Santa Maria Bertilla nella carità, possiamo partecipare anche alla sua gloria. Per Cristo nostro Signore. Grandi sono le opere del Signore. A Lui vogliamo dar lode, benedirlo, per ciò che ha compiuto in questi giorni di celebrazione nella memoria della morte di Santa Maria Bertilla Boscardini. Bertilla, ti dobbiamo oggi salutare. È giunto il momento della partenza. Tu ritorni nella tua cappellina accanto a quella del nostro padre fondatore, a Vicenza, tua terra natale. Siamo qui in tanti per salutarti, per ringraziarti. Siamo certi che tu per ciascuno hai uno sguardo d'amore, uno sguardo di benedizione. Permettimi, sorella carissima, di ringraziare tutti coloro che hanno voluto con tutto il cuore celebrare in modo solenne il centenario della tua morte avvenuta qui, in questa terra trevigiana, dove tu hai completato il mosaico della tua santità. Innanzitutto grazie al nostro Vescovo Michele, che con grande entusiasmo ha accolto la proposta della nostra carissima madre, con Maria Teresa Pegna, di poter celebrare questo Giubileo. Infinita riconoscenza va al Comitato Diocesano e alla Segreteria Operativa per il loro lavoro costante nella ricerca del bene, affinché ci fosse un nuovo annuncio di santità. Grazie ai volontari che si sono prestati con dedizione nell'accogliere i pellegrini, animati da un amore sincero verso Santa Bertilla. Un profondo grazie a tutte le sorelle che si sono prodigate perché il messaggio evangelico fosse divulgato a tutti. Chiediamo a te, sorella Bertilla, di invocare dal Signore per ciascuno grazie e benedizioni. Dopo la benedizione e prima del congedo reciteremo la preghiera a Santa Bertilla che è nel foglio che avete. Dopo la celebrazione sarà possibile venerare la reliquia avvicinandosi dalla navata centrale e procedendo dai lati. Cerchiamo di mantenere un clima di silenzio e di preghiera. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Anna, risplendi della luce del tuo nome di grazia, tu nascosta al mondo come il tesoro del regno, in attesa del nome nuovo che Dio pensava per te. Maria Bertilla, figlia dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, discepola delle Beatitudini sulla via del Calvario. Non ti pesava il tuo dolore, ma faceva piaga sul tuo cuore la passione dei poveri, la disperazione dei malferiti, la miseria dei malati, l'innocente pianto dei bambini. A te, figlia dei Sacri Cuori, Dio ha affidato i cuori affranti e desolati. Noi veneriamo la tua memoria, grati della tua intercessione, discepoli del Signore, devoti del segreto della tua vita, che fu un amore obbediente, votato alla gloria di Dio e alla gioia degli altri. Ti invochiamo, sorella e madre, che stai ancora e sempre con noi. Prega il Signore Gesù, affinché docili al soffio dello Spirito, possiamo percorrere con te l'umile via dei carri e giungere per tua intercessione alla porta del paradiso, nella gloria del Padre. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.